Ascolti TV martedì 2 maggio 2023, in Matataranni, Isola delle Iene, dalla strada al palco, dati Auditel e Share. Ascolti TV martedì 2 maggio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione TV è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida degli ascolti televisivi. In ogni caso, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anche martedì sera tra i tanti programmi disponibili. Il palinsesto, tra serie TV, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Mediaset? Scopriamolo a partire dalle 10. 00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri. Di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. Partiamo dalla TV pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 la fiction in replica e Matataranni sostituto procuratore Il peso dell'anima conquista 3. 340.000 spettatori pari al 18,4% di share. Per Rai 2 Litro ultime puntata dello show di Nick dalla strada al palco piace a 1.081.000 spettatori con il 6,5% di share. Per Rai 3 invece il programma d'approfondimento Carta Bianca conquista una platea di 836.000 spettatori con il 4,8% di share. Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 la terza puntata del reality show Isola dei Famosi 2023 catalizza l'attenzione di 2.383.000 spettatori con uno share del 17%. Su Italia 1 invece il programma Le Iene Show porta a casa uno share dell'8,9% a fronte di 1.248.000 spettatori. Su Rete 4 il programma Fuori dal coro totalizza un ammontare di AM 763.000 spettatori, 5,1% di share. Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Sulla 7 il programma d'attualità di martedì appassiona 763.000 spettatori con il 5,1% di share. Su TV 8 4 matrimoni in Italia è stato seguito da 225.000 spettatori con il 1,3% di share. Sul 9 Presa Mortale, film, segna 241.000 spettatori, 1,6% di share.